Buongiorno da Zara. Ieri abbiamo fatto un piccolo giro per il centro e devo ammettere che Zara è veramente movimentata durante il sabato sera. Ci siamo fermati qua sotto questi alberi di fronte al mare per riposare la notte e ora ci vedremo con i miei genitori per fare colazione tutti insieme perché poi loro dovranno tornare in Italia guidando. Ragazzi, siamo in giro per Zara, ora vediamo un po' com'è il centro storico, anche perché sembra veramente bellissimo. Qua c'è Patrizia, la contessa. Allora, siamo all'interno di Zara, nelle mura della città antica, e stiamo andando a fare colazione. Bella giornata soleggiata, finalmente il sole, ragazzi, finalmente il sole. Colazione! Meraviglioso! Abbiamo appena finito di fare colazione, abbiamo salutato i miei genitori e ora è il momento di andare nel parco di Zara dove ci saranno, penso, le statue della cultura egiziana, perché come ben sapete Zara ha molti edifici storici romani, veneziani ed egiziani, quindi ne vorremmo visitare alcuni e poi andremo a Cetina, dato che oggi c'è bel tempo, e poi vediamo, anche perché oggi è l'ultimo giorno in van. Zara Marina, aver visto tutti gli yacht e sentirci poveri dentro, andiamo verso il parco e continuiamo la nostra gita turistica a Zara. Guardate l'acqua. Siamo arrivati al parco, fortunati come siamo, ci sono i lavori in corso. È stata abbastanza una delusione perché oltre al lavoro in corso, come vedete dietro di me che è tutto coperto, pensavamo che ci fossero più statue. E non ce n'è! Famiglia di YouTube, YouTube Family, sosta a Zara con una bella vista. Ci prendiamo un po' di sole e contempliamo la natura. Carmine sta facendo una sottospecie di yoga. Posamen. Strana, posamen. Sono Lillo. Posamen. Posamen. Siamo tornati in camper, abbiamo finito il nostro giro per Zara, abbiamo deciso che con questo
sole dovevamo goderci e farci un bagno in Croazia. Quindi ci metteremo i costumi e andremo al mare. Ora stiamo andando verso Zara Vecchia per cercare una delle spiagge più belle. Prima fermata, siamo arrivati al mare, però fa un po' troppo fresco, quindi non faremo il bagno. L'acqua, come vedete, è cristallina. Però non possiamo farci il bagno perché fa ancora un po' freschino, quindi saremo solamente seduti a contemplare quest'acqua. Contempliamo. Sì, tutte queste baracchine che vedete dietro di me vengono aperte durante l'estate e sicuramente ci sarà un sacco di turismo, perché ci sono bancarelle che vendono waffle, mais, patatine fritte, sandwich, vendono di tutto. C'è pure un parco giochi, quindi secondo me sicuramente ci sarà un sacco di turismo. C'era un locale che aveva la musica, quindi sicuramente ci sarà anche una mini discoteca o qualche cosa. E noi ora purtroppo l'abbiamo visitato, che è ancora tutto chiuso perché la stagione ancora non è iniziata, però sicuramente c'è da divertirsi qua. Allora ragazzi, siamo arrivati a Cetina. Qua dietro di me c'è una piccola chiesa, penso, e alle mie spalle c'è il famoso occhio della Croazia, e penso, allora, diciamo che è un po' deludente, ma comunque penso che sia per due motivi. Uno, perché l'estate ancora non è arrivata e quindi l'acqua si deve pulire, come ben sapete, e due, perché c'è l'ombra di questa montagna che non fa vedere le varie sfumature. Però stando qua, piano piano abbiamo notato che l'acqua si sta pulendo, però molto lentamente, e quindi non vi so dire veramente come possa essere, se è bello, se è brutto, se non lo so, perché comunque è profondo 120 metri. E un'altra cosa, si vede molto il movimento dell'acqua al centro, penso sia di origine vulcanica, e abbiamo visto che c'è anche una lapide di un signore che è morto nel 2009, presupponiamo per il fatto delle immersioni. Più si scende, più si riesce a vedere il cambiamento di colore, però penso che per il fatto che non sia ancora piena estate, il colore non è ancora pienamente acceso. Devo farvi vedere qualcosa, però ora stiamo andando verso il camping, ma c'è qualcosa che voglio farvi vedere prima. Questa è l'acqua che esce appunto da quella sorgente, che crea appunto un fiume che passa attraverso varie città, e da qui ha completamente un altro colore, penso per il fatto del sole che ci sbatte sopra. Quindi non oso immaginare com'è in estate, anche perché siamo fuori stagione. Già inizia a piacermi un po' di più. Sì, siamo arrivati a Split, sono esattamente le 8 di sera, 8 e mezza. Domani mattina dobbiamo ridare il van, quindi oggi è l'ultima sera. Ragazzi, pizza piccante calabrese, margherita con salame.